è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. È la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ben ritrovati amici di Calcio Napoli 24, un saluto da
Leonardo Vivard, e questo è il consueto appuntamento delle 16 o poco più che avrete con me o con Riccardo Catapano sulle origini di. Ogni volta ci concentreremo su un calciatore diverso, ormai l'avete capito, è alla scoperta dei tesserati del calcio Napoli. Oggi su chi siamo? Siamo su Nicola Maximovic, un giocatore abbastanza che ha avuto un'esperienza travagliata, no? Tra alti e bassi, prima Torino, poi Napoli, il Napoli con Maurizio Sarri, adesso cerca di avere una sorta di seconda vita in questo Napoli di Carlo Ancelotti. Partiamo ovviamente come sempre da una questione contrattuale, da una questione tattica, e poi andremo a vedere quelli che sono dei video abbastanza curiosi, no? Che lui sta ricevendo, sta immortalando con dei tifosi lì in quel di Dimaro Folgarida. Partiamo, come abbiamo detto, con l'aiuto del nostro regista Davide Sol al touch, con quelli che sono un po' gli aspetti, no, tattici di campo di Nicola Maximovic. Perché? Perché è un difensore centrale, lo abbiamo apprezzato con il Napoli, e spesso e volentieri Maurizio Sarri ha ricordato come questo difensore serbo avesse la propensione a marcare a uomo, ed è per questo proprio che con l'ex tecnico del calcio Napoli non è entrato così in sintonia. Ha 26 anni, è del 1991, può giocare sia come mezzo destro che come mezzo sinistro. Tra l'altro lui al Torino ha anche giocato nella difesa 3 come perno centrale o addirittura come mezzo destro, tecnicamente valido, di grossa stazza. Con Carlo Ancelotti ha ribadito che per lui sarebbe una seconda vita, no? Perché? Perché è un allenatore che fa del corpo a corpo in difesa e dell'individualità anche un punto di forza. Contratto fino al 2021, ma c'è stata una parentesi che è quella dello Spartak Mosca. Perché però Nicola Maximovic è andato allo Spartak Mosca? Maximovic è stato anche un rimpianto da parte di Aurelio De Laurentiis. Il costo di Maximovic dal Torino è stato di circa 5 milioni più 23 di riscatto. È stata una lunga trattativa con il presidente Cairo, trattativa che tra l'altro ad oggi ha portato anche a qualche frizione, casomai in ottica futura, no, per il calciomercato. Ci è voluto un anno per portare Nicola Maximovic al Napoli, e allora si è parlato spesso di Belotti accostato ad Aurelio De Laurentiis. Non dimentichiamoci che i rapporti tra Cairo e De Laurentiis non sono gelidi, però non sono neanche ottimali, proprio per le trattative che hanno riguardato Nicola Maximovic. Andiamo a vedere però perché Nicola Maximovic è stato un rimpianto per Aurelio De Laurentiis, e nello specifico al touch possiamo vedere il rendimento, cioè quanto e come è stato impiegato Nicola Maximovic con Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli. Nella pagina di Transfer Market è molto molto semplice, nella sezione carriera dell'allenatore possiamo vedere le sue presenze che non soddisfano un calciatore che vuole ad esempio guadagnare quella che è la nazionale serba. Non a caso lui ha perso proprio la convocazione con la nazionale della Serbia per i mondiali, per questo motivo, perché è stato impiegato poco nell'anno e mezzo in cui è stato a Napoli con Maurizio Sarri. Addirittura 16 partite, o meglio presenze, perché non sono neanche partite, complessive, tra campionato, Coppa Italia e Champions League in due stagioni. Parliamo di 1300 minuti giocati. Se pensiamo che Nicola Maximovic è stato uno dei colpi più importanti dell'era De Laurentiis da un punto di vista economico, capiamo bene perché il patron del Napoli a volte, no, ha avuto da ridire sulla gestione da parte di Maurizio Sarri della sua rosa nella completezza. È pur vero che Nicola Maximovic ha avuto anche qualche problema fisico e forse anche di approccio da un punto di vista tattico. Nelle esperienze passate a Di Maro abbiamo visto come Maurizio Sarri puntasse soprattutto su quella che è una marcatura a zona, no? Quella di praticamente non guardare mai l'uomo avversario, mentre invece la dottrina acquisita da Nicola Maximovic nelle esperienze passate vertiva invece proprio su una marcatura completamente a uomo. Ad oggi però con Carlo Ancelotti lui può rivivere una nuova vita. Perché? Perché ad esempio abbiamo visto, e Calcio Napoli 24 ve lo sta testimoniando con foto e video in diretta da Di Maro, che Nicola Maximovic è parte integrante del progetto di Carlo Ancelotti, e soprattutto perché Carlo Ancelotti utilizza una marcatura cosiddetta mista, no? Anche sui calci piazzati, quindi un approccio difensivo completamente diverso. Nicola Maximovic si è raccontato spesso e volentieri ai microfoni dei canali ufficiali dello Spartak Mosca, quando lui si è trasferito sostanzialmente nel nuovo club. E che cosa ha detto in queste sue interviste? Ha detto: da piccolo, pur di giocare, uscivo dalla finestra.
salto di più grazie al basket. In famiglia evidentemente non preferivano facessi il calciatore. Perché? Andiamo a vedere nello specifico. Ha detto Maksimovic proprio in questo estratto: i tuoi genitori non approvavano, no, più che altro non mi supportavano seriamente. Per loro al primo posto c'erano gli studi, mentre io ho scelto lo sport, il mio sport. Detto questo, da piccolo ho giocato anche a pallavolo e basket. È proprio forse per questo motivo che la stazza di Nicola Maksimovic ce lo porta a saltare così alto, no? Anche nell'uno contro uno. La sua indole calcistica evidentemente lo ha portato dov'è, anche perché se un ragazzo usciva dalla finestra per giocare a pallone, vuol dire che evidentemente aveva già scelto quello che era il suo futuro. Ha parlato spesso e volentieri anche un po' del suo trascorso a Napoli con Maurizio Sarri, sempre ai microfoni del canale ufficiale dello Spartak Mosca rilasciò anche qualche intervista curiosa, no? Disse che fu venduto ad un club di Cipro e potevano fare tutto su di lui, praticamente tutto del calciatore Nicola Maksimovic, ma cambia squadra per colpa di Vidic. Perché? Perché proprio Vidic, come conferma il calciatore ai microfoni dello Spartak, rubò sostanzialmente il posto in questa squadra di Cipro. La possiamo vedere qui, eccola qui, lo Sloboda Uzic, è un po' uno scioglilingua, no? Anche per me dirlo, eccola qui. E lui sostanzialmente ha ribadito come ha perso il posto da titolare in questa squadra grazie proprio a Nemanja Vidic. Dopo la parentesi, quella anche un po' non del tutto felice, allo Spartak Mosca, Nicola Maksimovic si trasferisce nuovamente al Napoli. Il club comunica il suo trasferimento perché cessa il prestito in Russia, e da lì inizia a vedere probabilmente la luce in fondo al tunnel, se così vogliamo dire. Allora, noi abbiamo abituato i nostri lettori, ormai i nostri appassionati di questa rubrica, tra interviste, curiosità. Al momento è ancora la parte delle interviste, poi tra pochissimo il nostro Davide Sole ci aiuterà con qualche video molto molto curioso che viene da Di Maro. Perché? Perché Maksimovic ci ha parlato proprio della sua nuova era nel Napoli con Ancelotti. E che cosa ha detto? Riparto da zero, sto benissimo, ma con Sarri non mi sono inserito. Ancelotti ha una nuova mentalità. Nel dettaglio possiamo vedere come il calciatore abbia parlato anche di Maurizio Sarri e di questa sua nuova condizione, no? Ha detto: ti senti titolare? Gli è stato chiesto, e lui ha detto: sceglierà il mister chi giocherà, noi dobbiamo metterci a disposizione per metterlo in difficoltà nelle scelte. Il miglior difensore azzurro è difficile al momento, chi ha continuità è avvantaggiato rispetto a chi gioca meno, ed ovviamente lui si tira in ballo in questo senso, no? Koulibaly forse è il miglior difensore della Serie A, ma in azzurro non ne dico uno perché siamo bravi come gruppo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che al momento il calciatore crede molto, no? in questa nuova, sua nuova avventura. E allora, prima di andare a vedere quelli che sono dei video abbastanza esilaranti, diamo anche un attimo, brevissimo, spazio al mercato. Perché? Perché il nostro Simone Scala ha raccolto delle nuove informazioni per quanto riguarda la difesa del Napoli, e sia Vlad Kirkeš che Nicola Maksimovic in tal senso. Perché? Perché Kirkeš e Maksimovic fanno parte ad oggi del progetto del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha rifiutato delle offerte dallo Stoke City, ad esempio in Premier League, ma soprattutto anche in Serie A, che variano dai 13 ai 18 milioni di euro per Vlad Kirkeš. Insieme a Nicola Maksimovic rappresentano praticamente la seconda linea. È brutto riferire così, però effettivamente un po' le riserve di Koulibaly e Albiol. C'è da assicurare che Carlo Ancelotti li utilizzerà sicuramente con maggior continuità, ma questo che cosa vuol dire? Che resta un indiziato, no? Quello più papabile per una partenza in difesa al momento è Lorenzo Tonelli. Allora facciamo così, fermiamoci davvero 40 secondi circa, io chiedo l'aiuto in regia al Davide Sol, e poi ci rivediamo tra pochissimo con le origini di Nicola Maksimovic. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV
sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Amici di Calcio Napoli 24, siamo stati effettivamente di parola, pausa brevissima per un piccolissimo stacco e adesso la parte che probabilmente preferite di più, no? quello delle curiosità su Nicola Maximovic per quanto riguarda dei video che arrivano direttamente dal ritiro di Di Maro. Perché? Perché Maximovic spesso è stato discusso da un punto di vista tattico, da un punto di vista tecnico, però le immagini che ci arrivano dalla Val di Sole sono abbastanza convincenti. 3 punizioni, destro, sinistro per il difensore serbo, che si infilano all'angolino, e allora ve le facciamo vedere grazie all'aiuto del nostro regista Davide Sol per una piccolissima visione, no, di quello che è Maximovic tecnicamente. Vediamo le zine. Essere tranquillamente scambiato per un attaccante, per un trequartista, un difensore che ha piedi così evidentemente probabilmente anche sbagliato ruolo, con sufficienza la mette sempre dove c'è la ragnatela lì all'angolino. Però i video non sono finiti, perché ne arrivano altri e soprattutto arrivano dalla sessione di autografi, no? Dove i tifosi del Napoli fanno delle richieste. Allora ve lo mandiamo subito, perché c'è stato un tifoso che ha fatto una richiesta anche un po' forse antisportiva, non tanto fair play in quel di Di Maro, perché si dice entra su tibia e perone di Cristiano Ronaldo, evidentemente il nuovo attaccante della Juve, godiamocelo insieme. Già non gioco. Tutti i palloni quest'anno. C'è il pennello che ha guidato. Grazie. Allora, lei va a prendere, perché c'hanno loro i pennelli. Tappo. Così è il più possibile. Va un po' più avanti. A Ronaldo. Vai, c'è testa Ronaldo! Adesso te la fa lo scalzo, Maximo. Nicola! 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 Nicola!
Le sessioni di autografi, quelle con tanti spunti, perché? Perché chiudiamo in bellezza, no? Potremmo dire così, chiudiamo con Gomorra sostanzialmente, chiudiamo con degli incitamenti da parte dei tifosi sempre in quella di Di Maro, che addirittura chiedono a Nikola Maksimovic in dialetto partenopeo di prendersi un po' tutto ciò che era suo, un po' alla Jenny Savastano. Allora, sempre con l'aiuto del nostro regista, vediamoci le immagini che arrivano direttamente da Di Maro. Ti stanno di arrivare che le carotte io. Hai capito o no? Anche questo. Ok, grazie. Permesso. Che le carotte tu, ti hanno già visto. Perdi. E chissà se avrà capito il dialetto napoletano il serbo Nikola Maksimovic. Noi nel frattempo siamo in chiusura per questo spazio, ovviamente sempre in diretta. Ci ritroveremo lunedì con Riccardo Catapano, ormai siamo soliti a questo appuntamento, però non posso fare altro che rimandarvi ai consueti impegni di Calcio Napoli 24, no, sia TV che sito, perché a breve comincia la sessione di allenamento del pomeriggio in quella di Maro Folgarida sul comunale di Carciato. Ci saranno i nostri Claudio Russo, Gaetano Pantaleo, Manuel Guardasole e Ciro Novellino che vi terranno informati con la diretta dell'allenamento del Napoli di Carlo Ancelotti. Poi avremo ancora lo spazio per voi tifosi, cioè quello dedicato al filo diretto con Fabio Cano e Ilaria Mennozzo, e poi ancora uno spazio dedicato interamente al calciomercato, per concludere con l'altra faccia di Di Maro in piazza Madonna della Pace dalla Val di Sole. Allora, da Leonardo Vivard è tutto per le origini di Nikola Maksimovic ad oggi. Restate collegati su Calcio Napoli 24. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al